Al via il 15 ottobre l'Imagina Florence Film Festival, una settimana di proiezioni con protagonisti giovani che figurano anche nella giuria. In gara un centinaio di pellicole. Taglio del nastro per la 24esima edizione di Boccaccesca, che fino a domenica 16 ottobre farà di Certaldo il centro del gusto. In programma degustazioni per grandi e piccoli, esposizioni e giochi per i bambini. Aperta l'esposizione di Lorenzo Marini Type Art 2022, una mostra dedicata alle lettere, dove colori e forme danno vita propria alle regine dell'alfabeto. Mazzeo, eccezionale capacità di espressione. In concorso ci saranno un centinaio di proiezioni. Dietro la macchina da presa, giovani registi da varie parti del mondo, che a loro modo hanno raccontato la propria terra. Per la prima edizione dell'Imagina Florence Film Festival, in programma dal 15 al 22 ottobre, gli organizzatori hanno guardato al futuro. Una kermesse basata sul cinema indipendente e che ha come obiettivo principale quello di rappresentare una vetrina per le nuove generazioni. Nel corso della conferenza di presentazione, il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, si è soffermato sulla capacità attrattiva del festival, mentre Cristina Giachi, presidente della Commissione Cultura, ha evidenziato il fatto che i giovani non siano solo tra chi è in concorso, ma anche in giuria. È un momento di festa, per chi ama la cultura, per chi ama il cinema. È bello sapere che Firenze in questi giorni giocherà un ruolo che le è proprio, quello della capitale della cinematografia indipendente italiana, ed è bello sapere che lo fa insieme a tante ragazze e tanti ragazzi. Questo è un modo anche nuovo, diverso, di valorizzare le sensibilità dei ragazzi più giovani, che alla fine valuteranno e sceglieranno anche quelli che sono i prodotti migliori. 100 produzioni che arrivano da tutte le parti del mondo saranno davvero daranno ancora più lustro a un'iniziativa bella che Giuseppe Ferlito ha voluto mettere in campo nella città di Firenze. Insomma, sono felice oggi di essere qui insieme alla Presidente Giachi per questa conferenza stampa e dire che questo luogo è un luogo aperto a chi investe sul futuro, a chi dà nuovi strumenti ai ragazzi e ragazze più giovani e chi li fa sentire protagonisti. Devo dire che questo festival ha due aspetti interessanti. Uno è quello di valorizzare attraverso le 100 opere che mostrerà il cinema indipendente di registi che naturalmente sono spesso esordienti o comunque giovani autori, ma dall'altro ha un'altra valenza fondamentale. La giuria è composta interamente da giovani che studiano il cinema. Allora, noi sappiamo che l'esercizio critico, la visione critica, maturare uno spirito critico è fondamentale, quindi trovo che sia un'idea straordinaria farglielo fare non facendo soltanto lezione e saggiando quello che imparano, ma sul campo, esercitandosi veramente nel giudizio di opere realmente prodotte, realmente uscite nelle sale. Quindi una bellissima occasione di mettere nell'occhio, sotto la nostra attenzione, un aspetto fondamentale che stiamo perdendo. La cultura non vive senza un pubblico in grado di fruirne criticamente e noi dobbiamo far crescere uno spirito critico, una capacità critica sul prodotto culturale. Giuseppe Ferlito, regista e direttore artistico, non poteva essere più orgoglioso di ciò che è venuto fuori. Voleva dare un'opportunità che non è in vista e la risposta è stata oltre le aspettative, così come la qualità delle pellicole. Pensiero condiviso da Giovanni Bugani, critico cinematografico e co-direttore, che facendo un passo indietro ha posto l'accento sui veri protagonisti del festival, le nuove leve cinematografiche. Abbiamo avuto tantissime adesioni perché vengono cortometraggi e film da tutto il mondo, perché sono regista e da giovane io cercavo sempre una vetrina per farmi vedere e così è successo pensando ora a questi nuovi ragazzi che devono cercare di farsi vedere, e questa è l'idea. La qualità è molto buona sinceramente, è interessante perché poi considera che sono film che non hanno
assolutamente la possibilità di essere diffusi nel circuito convenzionale, no? E quindi è un cinema più sommerso, è un cinema però non di serie B, è un cinema molto vitale, è un cinema che cerca di sperimentare nuove forme espressive. La giuria è formata da studenti della Scuola di Cinema Immagina. La Scuola di Cinema Immagina esiste da tanti anni, dal 94, opera a Firenze, ma praticamente è un punto di riferimento per tutta Italia. Tra l'altro, con la pandemia abbiamo avuto lezioni Zoom e quindi allievi da tutta Italia. Quindi paradossalmente si è ampliato il bacino di interesse della scuola. Gli allievi della scuola, soprattutto quelli dei corsi di regia, di sceneggiatura e di giornalismo cinematografico, che sono quelli che curo personalmente, sono diventati giurati di questo festival. Quindi loro hanno visto i cortometraggi e i lungometraggi, loro hanno avuto un'idea del panorama internazionale offerto, loro hanno scelto. Quindi praticamente questo festival, noi siamo i garanti in qualche modo, siamo quelli che coordinano, però poi i veri artefici di questo festival sono gli studenti stessi. Tre giorni dedicati al gusto, tra cooking show, giochi per bambini ed espositori per tutti i palati. Prende il via stasera la 24esima edizione di Boccacesca, che fino a domenica 16 ottobre animerà Certaldo. Le vie del centro storico si trasformeranno in un banchetto a cielo aperto e le occasioni per fare festa riguarderanno tutte le generazioni. Un evento che ha ricevuto il plauso del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, così come quello del consigliere regionale Enrico Sostegni, che ha sottolineato la capacità della manifestazione di diventare un punto di riferimento per tutta la Toscana. Certaldo è sicuramente uno dei borghi più belli della Toscana, ma è anche uno di quei borghi che è riconosciuto da tutti, e noi in Consiglio regionale sono tante le iniziative che abbiamo presentato per la sua qualità, la capacità di saper produrre iniziative culturali di qualità. La Toscana è terra di arte, è terra di cultura, è terra di bellezza. La Toscana è anche una terra in grado di saper portare nel mondo le sue eccellenze enogastronomiche. E questa iniziativa, ormai alla 24esima edizione, riesce a rappresentare al meglio quello che siamo e quello che vogliamo essere. Tiene insieme artigianato, tiene insieme prodotti del territorio, e li riesce a rappresentare sotto forma di spettacolo, qualcosa di unico, qualcosa di bello e di significativo. La 24esima edizione di una manifestazione importante che mette insieme quelle che sono le caratteristiche fondamentali per la Toscana, e quindi l'enogastronomia, l'artigianato, quelle che ci permette di conoscere, fa conoscere la Toscana un po' in tutto il mondo. Certaldo su questo sta facendo un'attività importantissima, perché sia sul lato della cultura, sia sul lato della valorizzazione del borgo, sul lato appunto dell'enogastronomia, sta valorizzando davvero tutti quegli elementi che rendono la Toscana unica nel mondo. E grazie a Confesercenti, che con questa manifestazione fa uno dei tanti eventi che puntano a rilanciare e dare un aiuto a tutte le imprese del commercio, che in un momento come questo è complicato e difficile, ma insomma bisogna guardare avanti e sapere che con l'attività di promozione si può fare tanto. La regia è stata curata, come da tradizione, da Claudia Palmieri. La direttrice artistica si è soffermata sull'importanza di lasciarsi trascinare dagli eventi, all'insegna della scoperta. Un pensiero condiviso con il sindaco Giacomo Cucini, entusiasta di poter offrire alla propria comunità e a chi viene da fuori un appuntamento meno regolamentato dalle normative anti-Covid. Consapevolezza espressa anche da Franco Brogi, presidente FIEPET Confesercenti, che ha voluto evidenziare l'opportunità offerta da Boccacesca alle imprese del commercio. Siamo ritornati alla Boccacesca di sempre, quindi con i nostri cuochi, con il nostro angolino dedicato ai bambini, quest'anno di novità i gemellaggi, che ci ha fatto un gran piacere a tutta la comunità di Certaldo, e poi niente, cibo, arte e di nuovo cibo. Quanti espositori? Sono una quarantina più o meno, sono i numeri di solito di Boccacesca, che si basano sulla qualità più che sulla quantità.
Boccaccesca è un contenitore molto importante per Certaldo, sono 24 anni che curiamo con grande soddisfazione questa manifestazione. Torna in un fine settimana importante a occupare tutto il nostro borgo medievale e anche la parte bassa del paese, un'organizzazione di Confesercenti, la direzione artistica assolutamente confermata di Claudia Palmieri, e ritorna anche dopo due anni difficili, quelli della pandemia, con edizioni molto più contenute, molto meno strutturate, ad essere una Boccaccesca piena di tutto il suo mercato enogastronomico di grande qualità, con la presentazione dei prodotti toscani e non solo, e con tutte le attività. Noi non ricordiamo sempre che Boccaccesca è stata un po' precursore degli chef che si esibiscono davanti a un pubblico, ben prima di tanti programmi televisivi ora noti che poi hanno fatto la storia di un pezzo della televisione. Tornano quindi gli chef in piazza, torna il coinvolgimento dei bambini all'interno delle nostre attività, che appunto hanno la possibilità di fare anche dei laboratori. Per Confesercenti è un grande onore poter organizzare questa manifestazione, in quanto abbiamo proprio rinnovato il bando quest'anno per i prossimi tre anni, ed è una manifestazione veramente per noi importante da organizzare, perché non è la classica street food, come ora siamo un po' assediati un po' da tutte queste street food, ma Boccaccesca è veramente una cosa diversa. Boccaccesca è il primo vero banco di cooking show che è stato fatto in Italia, ancora prima delle trasmissioni televisive dei famosi cuochi in TV. I cuochi sono venuti prima di tutto a Boccaccesca a cucinare per la strada. E più abbiamo l'opportunità di aprire non solo nel magnifico borgo di Certaldo Alto l'esposizione di cuochi e di mercato della qualità e dell'eccellenza enogastronomica, ma anche nella parte bassa, perché collega il paese di Certaldo sia nella parte alta che nella parte bassa. Nella parte bassa dà l'opportunità anche alle partite IVA di Certaldo, bar e ristoranti, di poter uscire dalla propria bottega, diciamo, e poter essere anche loro partecipi dello street food in strada. Tra i momenti salienti, oltre al ritorno dei gemellaggi, il premio Boccaccesca al giornalista Federico Monechi. Lorenzo Marini si è divertito a giocare con le lettere. Ne è venuta fuori la mostra Type Art 2022, che è stata inaugurata nello spazio espositivo Carla Zielo Ciampi il 12 ottobre. In visione ci sono 16 opere nelle quali l'artista ha giocato con colori e caratteri per dare vita a un utilizzo non conforme delle protagoniste dell'alfabeto. Il presidente Antonio Mazzeo, tagliando il nastro, ha sottolineato proprio la capacità espressiva del linguaggio artistico di Marini, mentre il vicepresidente Marco Casucci ha evidenziato l'abilità del pittore di aggrapparsi alle lettere per scavare nel profondo dell'essere umano. Sono davvero felice ed orgoglioso di poter inaugurare oggi nel Palazzo del Pegaso la mostra di Lorenzo Marini, una mostra che riesce ad arrivare al cuore delle persone e che, utilizzando le lettere, riesce a costruire bellezza. La lettera da sola non ha significato, la lettera messa in un contesto che può essere una parola, la scrittura, poi la lettura, ma anche l'arte grafica arriva al cuore e ne può cambiare la vita di ciascuno di noi. In un tempo in cui ognuno di noi si chiude in se stesso, in cui la guerra ci allontana dal futuro, ci fa vivere un presente difficile, investire in arte, investire in cultura vuol dire investire in libertà, e oggi noi abbiamo bisogno di più libertà, libertà di espressione, e ancora una volta ritroviamo il valore della lettera come segno distintivo di un cambiamento. Il cambiamento della nostra vita è la creazione di bellezza. Per un aretino oggi essere presente all'inaugurazione di una mostra è particolare, perché oggi sono 530 anni dalla morte di Piero della Francesca. Quella ricerca dell'espressività, quella andare a scavare in fondo nei sentimenti, ecco, nel colore, nella prospettiva, la ricerca. Io vedo in queste opere di Lorenzo Marini in Type Art soprattutto una critica a tante troppe cose superficiali della nostra società. È proprio uno scavare, andare in fondo, al cercare attraverso la lettera, con questa indagine. Questo è il lavoro che fa uno degli artisti
più importanti che abbiamo, e questa è una delle mostre sicuramente più riuscite che sono venute in questo palazzo. Marini ha ammesso che per questo suo lavoro si è ispirato al significato che viene data alla calligrafia in Oriente, dove rappresenta un'arte. A quel punto, slegate dal contesto, le lettere sono diventate a loro volta una forma di rappresentazione. L'idea è semplice, le lettere sono segni astratti che ci servono per leggere o per scrivere. Noi in Occidente siamo funzionali, in Oriente sono più poetici, la calligrafia è un'arte. E dunque ho pensato di trasformare le lettere in illustrazione, in narrazione, in esperienza. E per questo non hanno più senso tutte coordinate, tutte attaccate, ma come le perle di una collana a cui togli il filo di seta diventano fatti in libertà.